Che tu abbia la tua aiuola dedicata o semplicemente dei vasi sul balcone, poco importa. È fondamentale avere il tuo angolo aromatico da sfruttare dalla primavera all'autunno fresco e in inverno da conservare in modo corretto. Pianta le aromatiche che ti piacciono di più. Io ad esempio ho messo lavanda, che in assoluto è la mia preferita e per la quale uscirà poi un video interamente dedicato. Poi le immancabili salvia e rosmarino, santoreggia, erba aglina, la riconosci perché è piatta, e erba cipollina che invece è tonda, la menta marocchina, il prezzemolo, timo e timo limone, maggiorana e origano e infine erba pepe e melissa. Adesso diamo il via alle ricette e a spunti di utilizzo in cucina. Indipendentemente da quale tipo di aromatiche dovremmo usare per la nostra ricetta, diamo sempre una sciacquatina, veloce perché se no rischiamo di rovinarle, e soprattutto in una bacinella non sotto acqua corrente, altrimenti rischiamo sempre di rovinarle. Ricordiamo che sono molto delicate. Poi sgoccioliamo e andiamo su un canovaccio pulito ad asciugare un po'. E poi iniziamo a fare le nostre ricettine golose con le erbe aromatiche. Naturalmente potete variare la tipologia di aromatiche e i quantitativi di esse in base ai vostri gusti. Mi raccomando però che il burro sia stato lasciato fuori frigo per almeno un'ora, così quando dovrete lavorarlo con il cucchiaio vi sarà più facile. Regolate di sale ed eventualmente aggiungete anche delle spezie a piacere come il pepe. Avendo già dei fiori di erba cipollina, ho usato i petali per dare colore. Avvolgiamo in pellicola alimentare dando forma a salsicciotto e mettiamo in frigorifero per qualche ora prima di usarlo su pane abbrustolito, carne, pesce o anche verdure, come vi piace di più. Si mantiene in frigorifero per massimo 7-8 giorni. Se mi seguite su Instagram sapete che pochi giorni fa ho raccolto le mie prime carotine novelle che useremo in questa videoricetta. Voi ovviamente potete tranquillamente acquistarle dal fruttivendolo. E ovviamente sono piene di terra, quindi le ho scrollate, ho tolto il verde che userò per un'altra ricetta e poi adesso le lascio un pochino ammorbidire la terra nell'acqua prima di spazzolarle. Poi con una spazzolina da patate possiamo andare a pulirle bene. Io uso anche quella un po' più durettina perché ha un po' di radici da eliminare. Andiamo avanti così finché non le abbiamo pulite tutte. Sciacquiamo il nostro contenitore, le rimettiamo dentro, riandiamo con un bel po' di acqua e le lasciamo così altri 2-3 minuti in modo che si possa sedimentare eventuali altra sporcizia sul fondo. Come erbe aromatiche io ho preso un pochino di menta, qualche rametto di questo qui è timo limone, poi userò qualche foglia di melissa che ha un profumo di limone comunque sempre anche lei e poi ho preso qualche rametto di erba cipollina che vedete ha un segmento tondo e di erba aglina che invece è piatta. In questo modo evito di usare dell'aglio, però se a voi piace ovviamente lo potete utilizzare. Se il gambo del timo è legnoso lo andiamo a spelucare, altrimenti se invece è erbaceo, quindi è tenero, lo possiamo lasciare lì e poi andarlo a tritare insieme alle foglioline e a tutto il resto. Coltello bene affilato, soprattutto per l'erba aglina e cipollina, altrimenti potete usare anche una forbice per facilitarvi il compito. Andiamo a tritare tutto abbastanza finemente. grammi-150 grammi di yogurt greco, io preferisco, se a voi piace di più potete usare anche quello normale. Sale, se gradite anche eventualmente del pepe.
passiamo con un filo di olio, quello che per voi extravergine o girasole, quello che volete. Potete usare anche un girasole, perché dopo è solamente per ammorbidirle, per poi andarle a grigliare, e usiamo magari quello extravergine che costa di più per il condimento. E le lasciamo così, dopo averle mescolate bene senza sale, per non so, una mezz'oretta, un'ora, il tempo fino a quando dovete andare a cuocere, diciamo che minimo una mezz'ora. Piastra ben calda e buttiamo sulle nostre carote. Di tanto in tanto le andiamo a smuovere. Nell'arco di un quarto d'ora circa verranno un po' più morbide, vedete, belle grigliate, ma soprattutto devono rimanere ancora croccanti. La gente mette le melanzane in un piattino a secco con il sale. Io preferisco sinceramente utilizzare l'acqua salata, perché mi piace di più, perché la melanzana non si disidrata in modo scorretto, rimane comunque umidina, non prende colori strani. Quindi dopo io me la bagno bene e poi cospargo di sale grosso. Lascio così circa una mezz'ora. Dopo una mezz'oretta tiriamo su le nostre melanzane, le mettiamo in un colino e adesso vi faccio vedere, cioè vedete quanto marrone è l'acqua, quello è tutto l'amaro delle melanzane che hanno ceduto. Per evitare che si crei troppo bagnato nella torta salata, che non va bene, bisogna lasciare aprire la mozzarella e lasciarla scolare in un colino appunto per almeno una mezz'orettina. Quando abbiamo erbe aromatiche che hanno un gambo un po' troppo grosso, come in questo caso la maggiorana, può essere anche l'origano, dobbiamo purtroppo spulciare tutte le foglioline prima di tritarle. Naturalmente i quantitativi vanno sempre a gusto personale. Oppure se vogliamo intensificare il sapore ci possiamo mettere anche nel nostro spicchietto d'aglio tritato o passato allo schiacciaglio. Dobbiamo mettere un bel po' di olio, io sto usando una padella in ghisa, voi potete usare anche una padella in acciaio normale, vi sconsiglio quella antiaderente perché tende a non fare una bella crosticina. Olio che facciamo scaldare e quando l'olio sarà bello caldo, fiamma alta, mettiamo tutte le nostre melanzane. Diamo un giro per farle insaporire, ricordiamo di mettere un bel po' di olio sul fondo perché le melanzane sono come delle spugne. Diamo una bella mescolata e poi le lasciamo un pochino dorare. Fiamma alta. Ecco, sul fuoco è troppo alto, con le padelle in ghisa dopo lo abbassiamo un pelino perché hanno una conduzione del calore molto maggiore. E vi ricordo che c'è un video dedicato alle padelle in ghisa, a come utilizzarle, con delle ricette e anche a come pulirle per mantenerle in buone condizioni. Una regolata di sale. Ok, quando le nostre melanzane saranno tutte belle abbrustolite e tenere, possiamo spegnere e tirare giù dal fuoco. Pomodori maturi, che possono essere pomodori, pomodorini, quello che pare a voi, un pochino di sale, considerando che poi abbiamo anche salato poco le melanzane, tutte le nostre erbe aromatiche. Perché le metto qui e non le ho messe con le melanzane? Perché le erbe aromatiche, queste morbide, con le foglioline così delicate, quindi non sto parlando del rosmarino ad esempio, si rovinano e perdono profumo e sapore se le facciamo cuocere troppo o se le facciamo cuocere con temperature troppo alte. Adesso aggiungiamo un pochino di olio. Adesso li lasciamo un pochino qua insaporire intanto che le melanzane raffreddano. Facciamo aderire all'interno la nostra pasta sfoglia. Tendenzialmente non ho un grandissimo amore per le quiche, quelle tradizionali con le uova, preferisco sempre mettere dei formaggi come la mozzarella oppure comunque un formaggio a pasta filata. Chiaramente se poi voi la preferite con le uova battute, quelle classiche, va benissimo, cioè ognuno dopo fa col cavolo che vuole, come dico sempre io. Poi andiamo a mettere sopra, senza, possibilmente lasciamo da parte tutto il bagnatino che si è fatto, prendiamo su solamente i pomodori, li stemperiamo per benino, questi li ripieghiamo
pieghiamo all'interno, visto che la dimensione non combacia con il supporto, perché altrimenti si squagliano, cadono, insomma non va bene. E poi andiamo in forno già caldo, ventilato, in questo caso livello più basso, per circa 20 minuti, temperatura 200 gradi. Chiaramente per qualunque di queste ricette usate le aromatiche che vi piacciono di più, non ci sono regole. Poi diamo una bella tritata a coltello. Tate le nostre erbette, possiamo andare a preparare la base della nostra frittatina. Per non rompere il mio contenitore di vetro uso delle bacchette di legno, voi usate una forchetta, usate quello che volete, se avete un contenitore che non si rompe con così facilità. Facciamo scaldare un pochino di burro, oppure olio se volete. Se non avete questo padellino rettangolare, ovviamente usate una normalissima padella antiaderente rotonda, va benissimo. Quando il burro inizia a sfrigolare, mettiamo giù un pochino del nostro uovo con le erbette. Prima di farcire stiamo attenti che deve essere bello rappreso anche nei bordi, perché altrimenti non riusciamo a girare. Mettiamo un po' del nostro salmone e ricordiamo di mettere le farciture in questo senso, perché altrimenti non riusciamo più a piegare questo tipo di frittata. Aiutandovi con una spatolina, un cucchiaio, con quello che volete. La spostiamo tutta indietro, abbassiamo leggermente la fiamma e poi versiamo dell'altro composto. Delle parti uguali tagliamo prima il centro, poi la metà della metà e poi le metà di quello che rimane. In questo modo facciamo un taglio che è tutto uguale, molto bellino, anche esteticamente grattissimo. E facciamo la prova assaggio. Mi è avanzato un pochino di salmone, ho scaldato due fette di pan carré che faccio io per mettercelo sopra. Veramente buone.